questi accordi con la Libia e questo decreto fatto dal Ministero dell'Interno per me è niente di più e niente di meno che un atto di guerra contro i migranti. Un atto di guerra. Dopo gli accordi con la Libia, gli sbarchi in Italia sono calati dell'86%. Lei che idea si è fatto? Beh, io mi sono fatto un'idea molto precisa. Noi siamo già oggi responsabili di diverse morti, diverse torture, centinaia o migliaia di violazioni di diritti umani, e per soddisfare il nostro egoismo e le necessità di una politica veramente di livello infimo, non esitiamo a ributtare questa gente in mano a torturatori, assassini. La situazione della Libia, che molti paesi europei hanno contribuito a determinare, è certamente una situazione molto molto difficile dal punto di vista dei diritti umani, e noi impediamo alle persone di trovare qualche cosa di meglio e li ricacciamo lì in quella sorta di inferno. Okay. Ma secondo lei Minniti come è riuscito a raggiungere questi accordi? Non è poi difficile, eh? Si va da qualche capobanda locale, si paga e gli accordi sono belli che raggiunti fino alla prossima volta. Non è difficile. Il ministro Minniti è il più apprezzato del governo Gentiloni. Lei... Andiamo bene. Cioè, se il più apprezzato è uno che si permette, che tra l'altro questo è il ministro degli interni, no, però va a fare gli accordi all'estero, non si capisce niente di cosa fanno questi qua. Minniti ha una storia che è una storia da sbirro e va avanti su quella strada lì, cioè per lui consegnare o ributtare indietro bambini, donne incinta, poveracci e farli finire nelle carceri libiche ammazzati o torturati è una cosa che è compatibile con i suoi valori. Vabbè, con i miei no, però lui evidentemente si sente anzi orgoglioso di quel che ha fatto. Non si potrà dire non lo sapevamo, è che nessuno si prenderà le sue responsabilità e nessuno soprattutto verrà chiamato a prendersi le sue responsabilità.